Benissimo, buonasera. Guido, grazie per essere qui con noi. È un piacere, buonasera a tutti. Allora, dici qualcosa a proposito di questa tua partecipazione alla Fidelity di Milano, ormai un appuntamento consolidato. Ormai direi che sta diventando un appuntamento per noi fisso, almeno nell'edizione di ottobre, perché lo troviamo un momento ideale nell'anno per la ripartenza del lavoro. Forse non possiamo dire che la fiera abbia assunto una connotazione di importanza nazionale, ma sicuramente interessante per il mercato della Lombardia e in generale un po' per quello del Nord Italia, per cui ci fa piacere partecipare. Come dicevamo, è il terzo anno consecutivo in cui siamo presenti con un certo sforzo. Certo, due parole sulla situazione del mercato in generale, al di là di questa fiera intendo? Al di là della fiera, il mercato in un momento sicuramente non semplice, perché non possiamo, come dire, isolare il nostro mercato da quella che è la situazione generale dei consumi domestici in Italia, noi ne soffriamo sicuramente. C'è anche una forte situazione costante di evoluzione, per cui cambiano con molta frequenza rispetto al passato le tendenze. Cerchiamo nel limite del possibile di assecondarle, di essere in linea con le nuove modalità di ascolto della musica, ma nello stesso tempo di non dimenticarci di quelle più tradizionali di cui siamo appassionati. Questo è un pochino quello che possiamo fare, ecco. Ci vuoi, come dire, mettere alla nostra attenzione? Focalizzare in modo particolare, ma direi sicuramente alcune cose che sono state protagoniste dello scorcio di stagione, come per esempio alcuni dei prodotti che hanno vinto il premio EISA. Mi vengono in mente la nuova meccanica, il preamplificatore convertitore digitale della Project, che stanno sicuramente suscitando un sacco di interesse. Mi viene in mente la nuova serie Prisma di Premiere. Sempre parlando dei prodotti che sono stati appena insigniti del premio, questo bellissimo televisore Philips, la nuova serie 984 con un audio dedicato di altissima qualità BEV che ha vinto nella categoria dei televisori home theater. C'è una novità assoluta che è un nuovo diffusore Vivid in veste assoluta di prototipo, definirei anche il colore un prototipo, che si dovrebbero chiamare Kaya 12, il più piccolo esemplare della serie Kaya, un bookshelf. Poi cos'altro abbiamo? La primissima presentazione di un nuovo subwoofer della RAL della rinnovata serie S. Ci sono un sacco di cose e poi naturalmente tutta la gamma Formation di BEV, che tutto sommato è la prima uscita ufficiale in una fiera in Italia, perché il prodotto è stato presentato poco prima delle vacanze. Grazie a Guido Baccarelli, Audiogamma, per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. A presto.